La ricerca scientifica nell'era dei big data è un libro scritto da Sabina Leonelli ed edito da Meltemi, che cerca di affrontare un tema che oggi è di strettissima attualità, è il tema appunto dell'utilizzo e dell'abuso in certi casi delle grandi banche di dati. Ora, questo tema è stato spesso affrontato in una moltitudine ormai di testi dal punto di vista tecnico. La novità di questo libro, almeno nel dibattito italiano, è che invece il tema viene trattato da un punto di vista di filosofia della scienza. Dunque, non è un libro tecnico. Ma è un libro che è pensato per sollevare e discutere i problemi che sono legati all'uso e all'abuso dei big data a più livelli, a livello economico, a livello culturale, a livello della scienza, eccetera. Il libro si apre con una definizione del termine big data, perché questo termine è spesso usato con una certa disinvoltura, ma non è ancora chiaro anche all'interno della stessa comunità scientifica che cosa effettivamente siano i big data. E infatti l'autrice del libro, Sabina Leonelli, intanto ci dice che in letteratura ci sono almeno 26 modi di descrivere i big data, di definirli, di specificarne le caratteristiche, però diciamo che nella letteratura più comune, questo termine big data allude ad almeno, si dice spesso così, ad almeno 3 V. Le 3 V sono sostanzialmente il volume, la velocità e la varietà dei dati. La definizione invece che ci dà la Leonelli è questa: i big data sono dati di tipi e provenienze diversi che vengono messi in relazione l'uno con gli altri, spesso in forma digitale, e in modi che si prestano all'apprendimento automatico così da produrre nuove forme di analisi e conoscenza. È una bella definizione perché sottolinea l'aspetto della relazione. Nei big data i dati sono in relazione e su questo aspetto poi l'autrice ritornerà alla fine del libro per discutere una prospettiva che secondo me è molto interessante per guardare ai dati. Uno degli aspetti poi viene sottolineato nel libro Rivoluzionari dei Big Data, è quello che riguarda il legame stretto che esiste fra Big Data e Open Data, cioè i dati aperti, i dati che sono disponibili a tutti gli scienziati o i produttori di servizi per migliorare la nostra vita, il nostro mondo quotidiano. Tuttavia, questa relazione, che potrebbe essere rivoluzionaria fra big e open data, non sempre, ed è questo uno dei temi del libro, viene così rispettata. Le ultime pagine del primo capitolo sono poi dedicate a capire, meglio ricordare, che cosa produce la scienza? Per molti di noi, nel
nella vulgata comune, ma anche all'interno della stessa comunità degli scienziati, fare scienza significa sostanzialmente produrre teorie, costruire teorie, cioè insiemi di proposizioni che sono organicamente connesse tra di loro e che cercano di spiegare il mondo fisico, il mondo sociale, il mondo degli astri, eccetera. Quello che sottolinea la Leonelli è che negli ultimi anni c'è stato una sorta di cambiamento paradigmatico che ha visto il passaggio tra una visione teoria-centrica della scienza a una visione invece dato-centrica. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la scienza non produce più soltanto, non ha l'ambizione di produrre soltanto teorie, bensì anche dati, cioè il dato non è più usato per supportare la costruzione di teorie, ma il dato è un prodotto stesso della scienza. Un certo tipo di dati sono la produzione, il frutto del lavoro dello scienziato, e i big data in questo senso sono certamente emblematici. Problema qual è? Il problema è che poi ai dati bisogna dare un ordine, e nel momento in cui il dato viene ordinato, ecco che entra in gioco la prospettiva del ricercatore, la sua sensibilità, la sua capacità di intuire alcune cose, e quindi l'operazione di messa in ordine dei dati, l'operazione di organizzazione dei dati diventa a quel punto un problema e una questione di natura epistemologica. Da qui la necessità di esperti del settore che sappiano appunto ordinare i dati in un modo significativo, perché i dati da soli non spiegano e non rilevano il mondo così com'è. Su questo tema poi ritorna la Leonelli nell'ultima parte del libro. Il secondo capitolo di questo libro è invece dedicato ai rischi e ai problemi dei big data, problemi e rischi che possono riguardare gli individui singoli, oppure la società o i gruppi all'interno della società, e infine, tema che non è stato spesso sviluppato a dovere, la scienza stessa. E questi rischi e questi problemi sono riassunti dalla Leonelli in cinque punti. Il primo punto è dato dal conservatorismo dei dati. Spesso chi fa ricerca con i big data utilizza dati vecchi, obsoleti, che diciamo sono stati pensati per altre ragioni, altre applicazioni, con una visione delle aspettative particolari, e invece vengono riciclati e usati senza discriminarne bene le caratteristiche e appunto la visione che li ha generati. I dati sono sempre costruiti da un punto di vista, da un punto di osservazione, da aspettative, da gente, ricercatori, persone che sono coinvolte nella costruzione dei dati stessi. Sicché certe volte quando si usano i dati si viene a determinare questa sorta di effetto scatola nera, per cui si hanno i dati a disposizione, sono anche, possono sembrare parecchio interessanti, ma in realtà non si ricorda, non si capisce, non si ritorna alle origini di questi dati, perché sono stati creati, chi li ha creati, con quale prospettiva, quale punto di vista e quale obiettivo scientifico. Il secondo problema che rintraccia la Leonelli è quello della inaffidabilità dei dati.
E qui il problema è, sì, decisamente epistemologico, ha a che fare con il rapporto che esiste tra dati e realtà. Qui uno dei temi interessanti è quello del pluralismo che caratterizza le scienze. Le scienze non adottano tutte lo stesso punto di vista, all'interno della stessa scienza possono esistere appunto prospettive diverse. E questo significa che, però, che è impossibile definire degli standard universali per capire quando i dati sono buoni e quando sono cattivi. A questo si accompagna però un processo di decontestualizzazione e ricontestualizzazione dei dati, il fenomeno di cui parlavamo prima, cioè il fatto che dati che sembrano a prima vista interessanti vengono alienati dal loro contesto iniziale di genesi e riutilizzati, ricontestualizzati per provare a spiegare altri fenomeni, altri aspetti del mondo, e questo può essere un problema. Terzo problema che individua la Leonelli è quello della parzialità, e questo è un problema che è stato per esempio affrontato molto discusso all'interno delle scienze sociali. Spesso la scienza ricorre a campioni per descrivere e raccontare la realtà. Questi campioni non sono sempre probabilistici, non possono esserlo per alcuni vincoli che stanno dentro la ricerca, sono campioni spesso di convenienza, ma questo, sottolinea la Leonelli, spesso viene dimenticato o viene sottaciuto. Ci sono poi delle fonti di distorsione che bisogna considerare quando si usano i big data. Per esempio, quando si fa scienza, si preferisce utilizzare dati che siano informazioni che siano trattabili più facilmente a livello computazionale, quindi non utilizzando altri dati che potrebbero essere più complessi, ma anche più interessanti. Secondo problema, una seconda fonte di distorsione è poi dovuta al fatto che spesso sono istituti e tradizioni di ricerca ben finanziati che generano dati, e questo dà luogo a un problema doppio che Leonelli chiama di disparità di rappresentazione e disparità di partecipazione. Disparità di rappresentazione vuol dire sostanzialmente che i dati non rappresentano tutto il mondo, ma sono distorti, privilegiano alcune categorie, per esempio di persone o alcuni eventi in particolare. La disparità invece di partecipazione si riferisce al fatto che non tutti gli scienziati hanno lo stesso accesso a questo tipo di dati, e infatti la Leonelli parla, secondo me, molto responsabilmente di passaggio dal digital divide classico al cosiddetto data divide, cioè l'accesso diciamo non libero ai dati da parte di ricercatori che per esempio lavorano in sedi universitarie non centrali, bensì periferiche, o in parti del mondo che non possono ottenere certi dati facilmente perché sono dati costosi, eccetera, ma questo è un tema sul quale stiamo per tornare. Quarto problema che segnala la Leonelli è quello della corruzione, corruzione dei dati, ma anche corruzione in senso stretto, cioè corruzione di chi lavora nel campo della generazione di big data.
Qui qual è il problema? Il problema sono gli interessi commerciali. I dati, soprattutto i dati del mondo odierno, contemporaneo, sono spesso concepiti come merci, con tutto quello che può conseguire. Inoltre, questi dati non solo sono considerati come merci, ma sono privatizzati. Cosa vuol dire privatizzati? Vuol dire che sono opachi, non sono accessibili a tutti, che esiste una sorta di ambiguità sul loro status di bene pubblico. Da una parte sono bene pubblico, dall'altra invece vengono conservati e sfruttati dalle grandi corporation del dato per generare valore economico. Ecco, questo valore economico che viene generato dai dati spesso però si ottiene a scapito del valore scientifico dei dati stessi. La qualità quindi non è più collegata con gli obiettivi della ricerca e con la corrispondenza con il mondo reale. La qualità è sinonimo di utilità. Se un dato è utile, viene considerato di buona qualità, e questo ovviamente apre degli scenari piuttosto negativi e critici che riguardano anche, arrivano a toccare il tema cosiddetto della post-verità. Ultimo problema, ultimo rischio segnalato dalla Leonelli è quello del danno sociale. Il danno sociale si traduce in diversi fenomeni, la sorveglianza, per esempio, nei luoghi di lavoro, la manipolazione dei dati per giungere a determinati risultati, la creazione di servizi commerciali, medici, assicurativi ad hoc. I danni poi, sottolinea Leonelli, non sono soltanto danni che riguardano gli individui, ma anche i gruppi. Il danno può riguardare, ad esempio, una certa comunità che dai dati viene definita in un certo modo. E per esempio nella decisione politica di scegliere fra un parco pubblico e un parcheggio, ecco che questi dati potrebbero influenzare le scelte di politici, amministratori, eccetera. L'ultimo aspetto che è collegato con quello del danno sociale è poi questa separazione che avviene spesso nel mondo dei big data fra etica e conoscenza, etica ed episteme. Qui c'è tutto il ragionamento che fa la Leonelli di natura filosofica che riguarda la corrispondenza poi alla fine dei dati con la realtà. E infatti arriviamo al terzo capitolo del libro che si occupa di epistemologia e big data. Qui il ragionamento si svolge attorno a una contrapposizione fra due visioni diverse della ricerca e del dato in particolare. Si contrappongono la visione rappresentativa dei dati da una parte, che è la tradizione classica di ricerca scientifica, con la visione invece relazionale dei dati. Questa è la novità, diciamo, forse la parte più originale di questo libro. Cos'è la visione rappresentativa dei dati? Quella visione per cui il dato è un'esatta testimonianza del mondo reale. Avere in mano dei dati è quindi, per questa prospettiva, avere in mano le chiavi di lettura per la realtà. Visto che, come ha sottolineato gran parte della storia della filosofia, la nostra percezione ci inganna nel conoscere il mondo, i dati sarebbero una risposta.
Ma ci sono una serie di limiti a questo tipo di ragionamento e a questa prospettiva, dice Leonelli. I dati, intanto, come dicevamo prima, non parlano mai da soli. Da soli l'analisi non è un processo oggettivo che ci consente di svelare progressivamente gli aspetti della realtà. Quando si fa analisi dei dati, entrano in gioco una serie di elementi che mediano tra la realtà e i risultati della ricerca. E questi elementi che mediano sono, ad esempio, le presupposizioni teoriche, gli assunti teorici, le manipolazioni che sono avvenute sui dati, gli algoritmi che calcolano statistiche e costruiscono tipi. L'interpretazione dunque dei dati, si diceva, è mediata, e la mediazione avviene soprattutto attraverso modelli. I modelli sono appunto un modo di ordinare i dati, ed è il modello stesso che produce conoscenza. L'uso del modello implica anche il tipo di conoscenza che noi otterremo con i dati. Modelli diversi, quindi modi diversi di ordinare i dati, si traducono in conoscenze diverse. Inoltre, va detto che i dati viaggiano. Appunto, i dati che in origine erano pensati per ottenere determinati risultati, che partivano da un determinato punto di vista, a un certo punto cominciano a viaggiare. Dalla loro posizione originaria vengono recuperati, riciclati, riposizionati, Leonelli parla significativamente di stirpi di dati, cioè ci sono dei dati che producono figli, nipoti, pronipoti, dai quali non si riesce però a capire, non si riescono a capire le caratteristiche degli avi, dei dati originari. Inoltre c'è spesso questa idea, e questo negherebbe anche la visione rappresentativa, cioè questa idea per cui il dato, quando viene raccolto, deve essere pulito. Questa è un'espressione che si usa spessissimo nel mondo dei big data: i dati vanno puliti, e se vanno puliti, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Che appunto nel passaggio, nel viaggio di questi dati dalla versione originaria all'utilizzo concreto, i dati si sono sporcati, nel senso che non servono così come sono stati creati, ma questa operazione di pulizia non può essere neutrale. Ecco allora perché è difficile definire criteri universali di validità e attendibilità dei dati. Una soluzione che spesso è stata chiamata in causa e significativamente nel mondo delle scienze sociali è quella della triangolazione, cioè la possibilità di mischiare dati che vengono da fonti diverse, in questo caso da stirpi diverse, per usare l'espressione della Leonelli. Ecco, il triangolare dati diversi, ma anche metodi e anche ricercatori e anche prospettive diverse, potrebbe garantire una migliore messa a fuoco della realtà. A questa, diciamo, visione rappresentativa, la chiama Leonelli, dei dati, si contrappone invece una visione relazionale dei dati, e Leonelli la definisce, a pagina 100 del libro, la definisce così: il dato va concepito come un oggetto messo in relazione a un quesito irrisolto in modi e per motivi che dipendono dalla situazione in cui il quesito viene posto. E qui c'è la parte veramente interessante. Qualsiasi oggetto può svolgere il ruolo di dato a patto che venga trattato come potenziale fonte di conoscenza empirica e sia possibile mobilitarlo
in modo da renderlo accessibile a più persone. Tutti i dati possono essere trattati come fonte di conoscenza empirica e questo apre tutta una serie di nuove possibilità alla scienza, per esempio la cosiddetta citizen science, la scienza che parte da dati che sono raccolti non da ricercatori, ma da cittadini comuni che nelle loro attività di tempo libero, professionali o per altre ragioni raccolgono dati che poi possono tornare utili alla scienza stessa. Come si gestisce, come si realizza concretamente una visione relazionale dei dati? Intanto garantendo sempre e comunque, lo dice la definizione della Leonelli, garantendo sempre e comunque la ispezionabilità del dato. Altri ricercatori devono avere insomma la possibilità di ritrovare questi dati. E poi con due strategie. La prima è quella della partecipazione e deliberazione, cioè consiste questa strategia nel chiamare in causa le persone che utilizzeranno i dati o i cui dati sono utilizzati e questo si ottiene per esempio con incentivi, con un coinvolgimento, eccetera. Seconda strategia è la strategia secondo la quale scienza e conoscenza non si possono separare dall'etica. Anche se non si possono prevedere del tutto le conseguenze di una ricerca, le conseguenze di una innovazione scientifica, si deve sempre tenere presente che l'etica ha un ruolo fondamentale. E a questo proposito la Leonelli propone 8 principi guida che la scienza, in particolare la scienza dei big data, dovrebbe seguire. Un'altra strategia dentro questa strategia che riguarda l'etica è poi quella di utilizzare un paradigma incrementale, cioè chiedersi a un certo punto del percorso della scienza se stiano facendo le cose in modo corretto, una volta valutati i primi effetti di una certa ricerca, di una certa innovazione, eccetera. Ed è un concetto molto bello che si traduce anche nell'idea di slow science, di scienza lenta. La scienza contemporanea è davvero molto, molto frettolosa, è molto veloce, deve fabbricare continuamente prodotti scientifici, articoli, paper, presentazioni, eccetera, eccetera, perché naturalmente questo aumenta il valore dei dati. Ecco, però, questa scienza che corre poi non ha il tempo di verificare non solo le ricadute etiche del lavoro scientifico, ma anche la validità e attendibilità poi dei risultati. Allora, veniamo alle conclusioni. Il libro è bello, interessante, tratta alcune questioni ancora non del tutto discusse nel dibattito italiano e secondo me potrebbe accompagnare benissimo un percorso di studio più tecnico che riguarda i big data. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è il pregio che ho riscontrato è quello di considerare anche il contributo di altre discipline insieme alle classiche discipline scientifiche e la cosa che mi ha fatto piacere a maggior ragione è il riconoscimento alla sociologia di avere percorso già un po' della strada che viene suggerita in questo libro. La sociologia si è posta prima di altre discipline alcuni dei problemi che qui vengono sollevati e forse ha trovato anche delle strade interessanti per risolvere alcuni di questi problemi. Difetti? Davvero pochi, forse in certi momenti il libro è un po' ripetitivo, forse anche disordinato, non messo perfettamente a punto, ma davvero è un limite piccolo piccolo. E poi
ho notato che a volte la lingua non è proprio messa a punto benissimo, nel senso che sembra che vengano utilizzati materiali tradotti da qualche altra lingua, verosimilmente l'inglese, che però non vengono resi in modo corretto all'interno del libro. In generale sono davvero dei difetti piccoli piccoli per un libro che invece è abbastanza grande.